Allora, io comincerei. Buongiorno a tutti, mi conoscete quasi tutti, sia per l'incontro di ieri, sia per il fatto che opero ormai in campo in questo territorio da 6 anni. Sono Anna Grazia Frassanito dell'Ente Parco e come chi c'era ieri ha capito, mi occupo di conservazione, in particolare di gestione degli animali. E i temi di ieri e di oggi sono abbastanza correlati, se non proprio strettamente legati, nella relazione ecologica forse più antica preda-predatore. Quindi ieri il discorso sul predatore, i grandi carnivori quali il lupo, oggi invece si passa alla gestione dell'animale problematico per eccellenza in tutta Italia, il cinghiale. Vabbè, sulla mia destra c'è il dottor Duccio Bersi che nell'ultimo anno ci ha seguito, come ieri dicevo, anche a chi avanzava critiche o spunti di riflessione sulla gestione e sulla prevenzione. Ci segue nell'ultimo anno per quel progetto sperimentale di cui si parlava, di prevenzione dei danni da fauna selvatica, in particolare cinghiale, che quest'anno è stato attuato in 5 aziende, ma ve ne parlerà il dottor Bersi. Aziende scelte su alcuni criteri, e qui li dico e li chiarisco perché ieri è stato chiesto come mai alcune sì, altre no. Si tratta di sperimentazione perché in questo territorio, e io vorrei allargare in tutta la regione Puglia, come ieri la dottoressa della provincia Barletta Andrea Trani ribadiva, che neanche le province hanno mai attuato misure di prevenzione, non si sa nulla. Quindi quello che può andare bene in Toscana, può andare bene in Emilia-Romagna, può andare bene in Abruzzo, e di cui ieri il direttore Boscagli ci ha ampiamente parlato, può non essere una soluzione giusta e corretta in questo territorio. Inutile dire che il territorio è particolare, lo abbiamo già detto, particolarmente antropizzato per quanto riguarda le attività agricole, non certo per la presenza umana. Vasti territori coltivati a seminativi che non possiamo parcellizzare, quindi non si può recintare tutto, boschi che non possono essere chiusi, ma sicuramente attività agricole quali vigneti, ciliegeti, mandorleti, quindi orti e orticole, colture definite di pregio perché comunque hanno un reddito anche importante sulle aziende, possono essere in qualche modo protette dai danni da cinghiale, e noi lo abbiamo fatto. La scelta delle aziende è ricaduta sulla vicinanza in aree di accertata presenza, danni che vengono ripetuti almeno negli ultimi 4 anni, perché per l'ente parco, ieri l'ho detto, oggi lo ribadisco, ha più senso economicamente pagare 400-500 euro di danni che invece pagare una recinzione elettrificata di 6, che può sfiorare i 4.000 euro, più o meno 2.000 euro di attrezzatura e poi manutenzione. Quindi laddove avevamo danni che superavano una certa soglia, si sono sperimentate le recinzioni. Laddove avevamo vigneti, mandorleti, ciliegeti, di appezzamenti comunque non dico ridotti, ma non vasti come i seminativi che conosciamo sulla Murgia, abbiamo sperimentato le recinzioni. Risultati, come è andata, ve ne parlerà il dottor Bersi. Quindi io non entro in questa parte di gestione. Questa, e io ieri è emerso, per oggi lo sottolineo, è un passo del piano di gestione del cinghiale. Quindi, uno, corretta informazione, il piano di gestione del cinghiale è in atto, questo è partito, ci abbiamo messo un anno sì, per redigerlo dopo 3 anni di monitoraggio. Più o meno per raccogliere tutte le autorizzazioni, Ministero, parere dell'ISPRA, valutazione di incidenza della Regione, ci abbiamo messo un altro anno, non ovviamente per quello che è l'Italia e i processi autorizzativi che conosciamo bene, e per creare il tavolo tecnico sul luogo, quindi coinvolgimento delle ASL, dei servizi locali, coinvolgimento del Corpo Forestale dello Stato che per legge ci fa sorveglianza e controllo e che ci sostiene in queste attività, e appalto, quindi manifestazione di interesse, bando pubblico, concessione del servizio. È partito, quindi perché sentivo dire no, ma il piano no partirà. È partito nel 2014, ha ottenuto i primi risultati nel primo mese di lavoro,
Continueremo a breve, ricomincerà per un'interruzione dovuta anche a festività, insomma, a coordinare tutto un tavolo di diversi operatori e interrompe a febbraio per ricominciare a luglio per prescrizione ministeriale, perché durante il periodo riproduttivo per la specie non si possono catturare gli animali. Discutibile, periodo riproduttivo o meno, va bene, però quello è il fermo biologico che abbiamo, ci hanno imposto e che noi ovviamente rispetteremo e che per la specie ha un senso perché è il periodo dell'anno in cui abbiamo il picco delle nascite e ovviamente gli striati per legge devono essere liberati. Allora, il piano di gestione quindi è fatto da continuazione del monitoraggio, quindi non solo da catture e abbattimenti. Allora, continuazione del monitoraggio, cominciato nel 2010, risultati che diventano sempre più validi perché chi è del settore sa che all'aumentare dell'arco temporale in cui si raccolgono i dati diminuisce l'errore. Quindi noi dopo 4 anni abbiamo un dato sicuramente più, dopo 5 anni, abbiamo un dato sicuramente più attendibile rispetto a quello del 2010. Seconda attività di monitoraggio, radiocollaraggio, animali catturati e muniti di radiocollare. GPS ci mandano i messaggi tramite mail, quindi noi al giorno abbiamo dei feedback da parte degli animali. E sappiamo come si muovono, 3 animali radiocollarati, 3 altri da radiocollarare in zone diverse dell'ente parco, perché la nostra ipotesi, e per chi conosce il metodo scientifico sa che poi per avallare o per validare bisogno dei dati, l'ipotesi è che la popolazione di cinghiale non è nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, non è uguale o simile o rapportabile ad altre situazioni italiane perché le superfici boscate in cui loro fanno i ricoveri e quindi si riproducono sono molto limitate. Su 68.000 ettari l'11% è boscato, quindi è molto ristretta. E in queste zone dove loro fanno i ricoveri abbiamo un'alta concentrazione di animali che ovviamente, essendo molto concentrati, si diramano, si irraggiano più facilmente e quindi li vediamo anche perché l'Alta Murgia è un territorio particolarmente permeabile e aperto, quindi gli animali si vedono, se ci stanno si vedono. E quindi questa era la nostra ipotesi. Abbiamo zone, adesso una serie nuova, ma ce ne sono tante altre, mi vengono i primi nomi, molto piccole come estensione boscata, con un'altissima concentrazione di animali, perché dai monitoraggi fatti tramite anche i volontari e gli studenti dell'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Biologia che ci accompagna nelle operazioni di campo, avevamo queste concentrazioni, tanti animali, piccole estensioni. Il dottor Rocco Sorino, appunto, del Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari, che ci segue nelle attività di monitoraggio, sembrano essere confermate dai dati di radiocollaraggio, cioè gli animali si spostano in quelle zone, escono, mangiano, intorno, ritornano, quindi non abbiamo spostamenti di animali da una parte all'altra. È come se ogni area boscata rappresentasse una metapopolazione, quindi una piccola popolazione. Quindi queste sono le attività di monitoraggio approvate, autorizzate, confermate nel piano di gestione. Attività di trappolamento e traslocazione degli animali, che come vi dicevo prima abbiamo cominciato e abbiamo avuto il successo di cattura in pochi giorni, catture cospicue, che però hanno dei limiti. Noi siamo obbligati a rilasciare gli striati, siamo obbligati a lasciare la femmina in allattamento, quindi vengono prese e portati via animali maschi adulti e femmine adulte e rossi. Qui sono quegli animali che ormai, diciamo, svezzati, così ci capiamo tutti, hanno superato questa parte e non hanno più bisogno della madre per sopravvivere, quindi l'unica prescrizione. Ultima parte che però abbiamo attuato prima delle altre è quella delle misure di prevenzione. Fermo restando che per legge, come si diceva ieri, noi paghiamo gli indennizi dei danni provocati alle attività.
Poi tutto quello di cui si parlava ieri, posso essere d'accordo, possiamo parlarne, non ha senso l'indennizzo, viene pagato tardi, non è mai commisurato con il reale danno. Queste va bene, il dottor Bersi, che opera anche in altri contesti, ci potrà aiutare o ci potrà illustrare quali sono anche le tecniche di estimo di come si valuta un danno che comunque obiettivamente risulta difficile per tanti motivi. E per noi c'è il geometra Bombino dell'ente parco che da anni fa queste valutazioni e lo ha sempre fatto anche prima di lavorare all'interno del parco per assicurazioni, quindi come dire una persona esperta in queste tecniche. Ci basiamo molto spesso anche sul reddito dell'anno precedente, sulla rendita dell'anno precedente, capire quanto quel terreno ha prodotto, quanto ha perso. Però capite bene che il passaggio dei cinghiali in un seminativo è un danno, non lo metto in dubbio, però difficile anche da quantificare quando si parla di un passaggio. Questo è un po' il quadro. Tutto sta sempre e solo sul sito, quindi vi prego, un invito corale che ho fatto ieri, poi purtroppo per motivi personali sono andata via alle 5:30, ma vi invito a seguire quello che sta sul sito, che sta nella sezione conservazione, dove ci sono tutti i progetti, e non è soltanto di ricerca ma anche di gestione, dove pubblichiamo tutti i risultati. Faccio un passo indietro a ieri, anche i risultati del piano della gestione del lupo, della prevenzione dei danni con i cani da guardiania, tutto questo sta sul sito, abbiamo fatto degli incontri di formazione e di informazione. Li facciamo da sempre, più o meno dal 2010, quindi se ci seguite e venite, mi chiamate, io sfido chiunque, penso di aver risposto bene o male sempre a tutti, di aver incontrato tutti e ripeto la mia disponibilità nel limite del possibile, perché come si diceva ieri, sono io che mi occupo di animali e quindi star dietro faccio fatica, però ci sono. Anche per i cani da guardiania, che col dottor Bersi sicuramente faremo e continueremo a febbraio, buongiorno, i primi sopralluoghi nelle aziende, vi invito a proporvi, a esserci e vedere insieme di trovare una soluzione. Questo io mi limito, nel senso che tanto sarà uno scambio su Conduccio durante tutta la giornata, anche con Rocco, se vuole intervenire a dire qualcosa, ad avallare o a criticare, insomma, ne possiamo parlare apertamente. Basta, io passo la parola. Allora, intanto grazie a tutte le persone che in qualche modo hanno organizzato questa iniziativa, quindi dalla Regione, il Parco, una grazia particolare, sia appunto per l'iniziativa in sé, sia per quello che stanno facendo il progetto nello specifico che riguarda il conflitto tra l'attività agricole e il cinghiale. Allora, io faccio una breve presentazione, poi visto che non siamo in tanti e mi piacerebbe appunto attivare diciamo uno scambio di opinioni, un confronto aperto con voi, vi chiederei dopo, intanto mi presento e poi vi chiederei di raccontare due cose su voi per capire quali sono i vostri interessi, come mai siete venuti e quali sono le aspettative da questa iniziativa. Io mi occupo di animali selvatici da una ventina di anni, in particolare di lupi, ma non soltanto, nell'ambito di un contesto che è quello fondamentalmente della regione toscana, delle regioni limitrofe, profondamente diverso da quello che è la regione Puglia. Nel senso, noi siamo da questo punto di vista qui molto più avanti, nel bene e nel male, nel senso noi abbiamo una popolazione di cinghiale che è arrivata dentro le città, praticamente tutta la Toscana, abbiamo una stima per il cinghiale di circa 100.000 animali, quindi capite bene, è una dimensione decisamente diversa dalla vostra, originata da operazioni simili a quelle che sono avvenute qui in Puglia, però partite alcuni decenni prima. Per cui, diciamo, quello che qui viene visto ancora come un'attività sperimentale, ad esempio la prevenzione, da noi ormai è una prassi che viene fatta da chiunque. Anch'io ho una piccola attività agricola per cui mi devo difendere dai lupi, dai cinghiali, dai caprioli, dai daini, dai cervi e da tutto quello che abbiamo sul territorio toscano. Quindi, diciamo, l'esperienza mia è
sia di carattere professionale sia appunto diretta, perché ho sperimentato sulla mia pelle, anche facendo degli errori, diverse delle soluzioni di cui dopo andiamo a parlare. Allora, quindi io nella mia attività professionale mi sono occupato di tanti aspetti diversi relativi a questi animali, quindi dal monitoraggio ai piani di gestione, agli interventi di prevenzione, soprattutto appunto sulle specie problematiche e soprattutto sul lupo, per cui chiedevo prima alla dottoressa Frassanito quali erano i temi affrontati ieri sul discorso del lupo, perché con i coordinatori didattico del corso si era pensato che 8 ore sulla gestione del cinghiale credo che siano difficili da digerire per chiunque, anche per i tecnici o le persone, diciamo, che sono più addentro alla materia. Per cui, se siete d'accordo, vediamo la tempistica lo permette, si può magari affrontare anche quel discorso proprio tecnico della prevenzione, che ieri, a quanto ho capito, diciamo, è stato affrontato in modo forse, cioè, diciamo, forse si può dire ancora qualcosa, insomma, d'accordo? Ecco, quindi ecco, se si fa un breve passaggio, Rocco ci si conosce ormai, per cui non ci sono problemi, però magari ecco, se ognuno racconta 2 parole di sé per far capire appunto chi è, che formazione ha, quali sono gli interessi, insomma. Come? La signora inizia. No, vabbè, in modo informale, davvero. Insomma. So che è odiosa questa cosa, però cioè, perlomeno ci permette di calibrare un po' meglio l'intervento, se no rischio di parlare. Anche per capire insomma che tipo di persone sono interessate a questi argomenti. Io mi occupo da tantissimo tempo di tutela animale, soprattutto ambientale, e quindi ho sviluppato i progetti didattici nelle scuole. Poi comunque su un argomento che interessa tutti quanti, perché anch'io ho un piccolo appezzamento di terreno, proprio l'altro giorno raccogliendo le olive ho visto sfilare un sacco di cinghiali, per me è stato splendido. Però mi rendo conto che i problemi ci sono e sono seri, cioè alla fine hai anche paura ad andare in campagna, e quindi al di là della bellezza e dello spettacolo che viene proposto, poi bisogna capire qual è il futuro di questa cosa, anche perché dietro i cinghiali poi c'erano i cacciatori che gli sparavano contro, quindi non so se faccia più paura un cinghiale o un cacciatore, io la penso in un certo modo. Quindi è semplicemente voler capire un po' di più che cosa si sta facendo, come ci si approccia a questo problema, se si considera il cinghiale unicamente un problema oppure anche un animale, e capire da dove è venuta questa cosa, se ci può servire per esperienze nel futuro per non combinare gli stessi guai in seguito. Insomma, mi dispiace che un animale possa essere visto come un problema, però con questi numeri insomma c'è da stare attenti, suppongo. Passo la parola, mi chiamo Rosa comunque. Io sono Giampiero Berardi, sono un agricoltore, allevatore, e la mia azienda ricade nel parco. E io fino a un paio di anni fa non ero interessato dal problema dei cinghiali, si vedevano, c'erano le tracce, i mandorleti, qualcosa nei semi, ma adesso il problema si sta allargando e quindi ha interessato anche la mia azienda. Ho investito un cinghiale con la macchina, non nel parco, ma mi posso ritenere fortunato a poterlo raccontare, perché mi è andata proprio di lusso. E sono preoccupato, ecco, dal moltiplicarsi del numero di cinghiali e quindi del fenomeno. Vorrei capire come si intende risolvere e affrontare il problema. Grazie. Salve a tutti, sono Marco Santomauro, uno studente in scienze forestali, e seguo le attività dell'ente parco anche tramite l'università da qualche anno, specialmente qui in Puglia, ma anche in altre regioni. Sono stato per le attività di monitoraggio della fauna selvatica, sono qui per sentire le varie campane e imparare quanto più possibile, perché mi piacerebbe lavorare nel settore. Buongiorno, io sono Domenico Saulle, sono uno studente di scienze naturali. Anche io, insieme a Marco e insieme a Rocco e a Anna Grazia, abbiamo affrontato il monitoraggio del cinghiale negli ultimi anni. Faccio anche censimenti in altre regioni, anche in Toscana siamo venuti a fare il censimento del cervo albramito. E niente, interessante anche capire come, diciamo, gestire un po' questo problema. Io mi chiamo Mariano Fracchiolo, sono un agronomo per incidente.
Faccio parte di quel gruppo di associazioni che va sotto il nome di Sinergie, che è tra, diciamo, gli organizzatori dei laboratori dal basso di questo evento. Diciamo come gruppo di persone che collaborano in maniera più o meno stretta con gli amici dell'ente parco, ci siamo posti proprio il problema di creare un'interfaccia tra le realtà aziendali e quelli che sono, diciamo, gli obiettivi e le finalità del parco, della conservazione della biodiversità e dell'ambiente. Quindi, diciamo, io che cosa mi aspetterei da questi eventi? Mi aspetterei, diciamo, un coinvolgimento attivo degli agricoltori. Così noi proveniamo da un'esperienza che è stato il progetto Agroecosistemi, il considerare il parco come un mosaico di aziende agricole, le cui finalità produttive, e i nostri sforzi sono quelli di far coincidere le finalità delle aziende agricole con le finalità del parco. È chiaro che, diciamo, è come due rette parallele che si congiungono all'infinito, però l'attività deve essere costante. Quindi il cinghiale è oggettivamente un problema e speriamo che in qualche modo riusciamo ad uscirci. E sono d'accordo con l'amica a non fare più erroracci che abbiamo fatto nel passato. Grazie. Io sono Nello Coppola, veterinario della ASL, veterinario ASL, e mi sono sempre interessato in effetti di randagismo e da un po' di tempo mi dedico anche a una nuova unità operativa che è stata istituita dalla ASL sulla gestione della fauna selvatica. Io sono Gianfranco Ricci, studente anch'io di scienze forestali e quindi, diciamo, mi interessano le dinamiche di gestione del territorio sia in ambito agricolo che comunque in ambito forestale. Io sono Alessia Lovino, laureata in scienze forestali come lui, che si è definito studente, non so per quale motivo. Vabbè, studente alla magistrale di gestione dei sistemi rurali mediterranei. E niente, va bene, comunque io amo questo territorio, mi piace passeggiare, amo fare trekking, sono nel gruppo speleologico ruvese e quindi chiaramente la problematica del cinghiale con cui, diciamo, ci rapportiamo ogni giorno, no, però ogni domenica sì, è una cosa che mi interessa e di cui mi piacerebbe, diciamo, saperne di più, dato che in università fino a un certo punto abbiamo avuto informazioni. Salve, io sono Mauro Spagnoletti, sono laureato in psicologia sperimentale e ho una grossa esperienza pregressa alla laurea in progettazione elettronica, per cui volevo dare il mio contributo. Attualmente ufficialmente sono disoccupato, ma in realtà sto seguendo queste problematiche da quasi una decina di anni perché abito nel parco da 10 anni, vorrei dare il mio contributo a, diciamo, affrontare questo tipo di problematiche che credo saranno perenni, che ormai con tutta l'importanza che si sta dando alla natura ci troveremo sempre problemi tipo questo, perché la fauna ha una eterogeneità, insomma, abbastanza conosciuta, per cui voglio vedere in che modo anche, diciamo, alcuni settori come l'elettronica, la progettazione elettronica possa andare incontro alla soluzione, non dico la soluzione, ma, diciamo, a contrastare gli effetti nocivi di determinati fenomeni, l'aumento della popolazione selvatica, cioè degli animali selvatici. Buongiorno, sono Antonio Capogna, sono un veterinario e collaboro con l'università con diversi progetti, sul progetto della pecora altamurana, Incipit, e insomma sono curioso dell'argomento, un curioso. Buongiorno, io mi chiamo Anna Maria Ponzetti e con i cugini abbiamo una masseria storica e un'azienda piuttosto grande. Per noi negli ultimi anni è stata una novità questa, perché per me, che poi sono romana in realtà, ma insomma sono anche altamurana, il cinghiale per me era la Toscana e le cose buone che si mangiavano quando si andava in Toscana, il cinghiale.
Quindi per noi, essendo una novità, vorremmo cercare di capire come gestirla anche all'interno dell'azienda, perché sono problematiche nuove che non conoscevamo, insomma non abbiamo mai conosciuto. E non lo vedo come un nemico, anzi mi è molto simpatico, però capisco che dobbiamo tutti quanti impegnarci a capire come gestire questa novità, penso. Oltretutto l'azienda nostra è piuttosto grande, abbiamo centinaia di ettari di bosco, e il bosco che amavamo attraversare anche andando a passeggio tra di noi o con gli amici o altro, e adesso sinceramente abbiamo paura, e quindi in realtà lo abbiamo quasi abbandonato, e questo è molto triste. Quindi vorrei che si riprendesse ad amare la natura, non a vedere lo stile perché c'è il cinghiale. Quindi è opportuno capire come comportarsi, secondo me, quali sono i reali pericoli, se ci sono. E per esempio abbiamo un ovile che, essendo in una posizione un po' defilata, io ho dato in gestione in usufrutto agli scout, e gli scout occupano questo spazio grande. Delle volte mi domando, ci sono pericoli anche per loro? Cioè, eccolo, non so quale sia il pericolo e quale sia invece... Poi anche io mi sono incontrata sulla strada con un cinghiale, ho avuto una paura enorme, perché era immenso, nero, grande, l'ho schivato per miracolo, ma devo dire che ne sono uscita col batticuore, con una grandissima paura. Quindi in effetti la mia richiesta è che noi come proprietari, come abitanti del parco, come ci dobbiamo comportare davanti a questa novità, come una novità il lupo, insomma. Noi siamo tutti pronti a collaborare, però il problema è sapere come collaborare, che cosa. Poi mi domando, ma si possono monitorare queste zone, si può sapere, si può arrivare a un monitoraggio, una mappatura, sapere cioè quali sono le zone più pericolose, dove non dobbiamo andare, dove io devo dire agli scout non entrate lì dentro, cioè come noi possiamo collaborare per fare una mappatura del territorio. Ecco, questa è la mia domanda. No, ma buongiorno, sono De Zorzi Pietro, sono il capitano della Polizia Provinciale di Barletta Andrea Treani, sono laureato in agraria, da 5 anni sono responsabile del nucleo faunistico della BAT e abbiamo iniziato ad affrontare il problema dei cinghiali. Per quello che noi abbiamo potuto fare, ci siamo resi conto che nel tempo non riusciremo a risolvere questo problema, lo dobbiamo solo ed esclusivamente gestire, perché sarà impossibile. Abbiamo affrontato 3 aspetti in particolare: quello relativo agli incidenti stradali, e abbiamo potuto fare una casistica dei luoghi dove si verificavano questi incidenti. E abbiamo potuto notare che avvenivano sempre sugli stessi tratti e sugli stessi chilometri. Abbiamo anche suggerito quindi agli organi competenti, compreso la nostra provincia, dove poter ubicare e intensificare tutti quei metodi possibili per poter alleviare un pochettino questo problema. È molto difficile evitare un incidente con un cinghiale, perché quando loro passano scansi il primo ma prendi il secondo, è fisso, e i danni sono effettivamente notevoli. Da un punto di vista relativo ai danni causati in agricoltura, anche lì andare a quantificare quali sono i danni provocati dal calpestio è una cosa enorme. D'altro canto, le aziende agricole certe volte ci marciano abbondantemente sopra, insomma, lo dobbiamo anche dire. E certo, comunque sono di là. Ma la cosa che a me preme di più è quella di portare alla luce qual è la tracciabilità di queste carni, da dove vengono. Secondo me è molto importante, perché per ogni cinghiale che viene messo sopra c'è un cinghiale in un ristorante.
insomma, perché difficilmente questo qua, difficilmente queste carcasse, queste salme di animali vengono recuperate per una questione anche di gestione della cosa. E il primo che capita lo prende, lo carica sopra e poi povera chi se lo mangia, insomma, o perlomeno non si mangia certo un'eccellenza. Quello che vedrei è quello come azione è la gestione del cinghiale, non considerandolo come effettivamente un grosso problema, ma cercando di ricavare da questo una risorsa. La collaborazione con gli enti che partecipano a questa gestione, secondo me potrebbe anche essere, sicuramente potrebbe essere valida, anche perché ci sono delle direttive europee, quelle del 2004, dove dicono e parificano la carne di selvaggina con quella, per cui ci sarebbe veramente poco, da investire e tanto da guadagnare. Vabbè, secondo il mio punto di vista. No, io poi passo definitivamente la parola e ci scambiamo, perché tanto parliamo di Alta Murgia e parliamo di progetti in corso e che continueranno. Volevo solo dire due cose. La provincia di Barletta-Andrea Trani ha consegnato anche a noi la relazione riguardo gli incidenti. Abbiamo integrato con tutte le segnalazioni che arrivano all'ente parco, quindi la cartografia degli incidenti c'è. Abbiamo chiesto alla Regione Puglia, Servizio Caccia e Pesca, Agricoltura Caccia e Pesca, di spedirci tutti i loro dati, perché non sempre arrivano a noi, ma non essendo quelli che ad oggi hanno pagato, gli abbiamo chiesto di trasferirci i loro database, in parte sì, in parte no. Quindi per rispondere alla signora, le zone, io le chiamo vocate, chiamiamole più pericolose, chiamiamole più popolate, comunque ci siamo capiti, le zone dove gli animali sono maggiormente concentrati e quindi di conseguenza alle strade, perché è inutile dirlo, l'Alta Murgia è divisa da miriadi di strade percorribili con le macchine, non a piedi, quindi è penetrabile in ogni posto. Lo sappiamo e alla luce di questo abbiamo spedito queste indicazioni alle province per apporre la segnaletica e nella provincia di Bari è stato fatto, in tutte le zone che noi gli abbiamo indicato col chilometro, il GPS, sono state poste le segnaletiche, quindi l'attraversamento di fauna selvatica è segnalato, comporta ovviamente una maggiore prudenza, una minore velocità, è ovvio che eviti il primo e il secondo, però diciamo che il danno poi è limitato alla macchina e per fortuna ad oggi non ci sono stati casi gravi di incidenti tali, oppure molto spesso è facile, io lo vedo dalle carte che arrivano, incidente provocato dal cinghiale, ma il cinghiale non l'ho preso, cioè quindi è difficile poi, no, da risalire, però sono d'accordissimo sulle zone. Quando c'è stato il cantiere della statale 96 dell'allargamento abbiamo indicato i punti dove dovevano essere messe delle misure di prevenzione catene infrangenti, quindi questo noi lo facciamo e abbiamo dato anche la disponibilità ad aiutarli nel montaggio, a capire dove. È stato consegnato alla Regione Puglia un progetto fatto in Umbria su i problemi degli incidenti, però parliamo di regioni, come dicevi tu Duccio, con altre densità di animali e soprattutto altri tipi anche di animali. Un incidente con un cervo, con un daino, con un capriolo non è fauna nostra, se è capitato è perché abbiamo situazioni che sappiamo benissimo non essere sotto controllo e comunque mi auguro che nessuno mai introduca daini e caprioli, come quindi gli errori di cui si parla del passato, si parla dei rilasci dei cinghiali a scopo venatorio, quindi questi animali non è oggi più consentito rilasciarli nel nostro territorio, quindi un errore che non si ripeterà. Mi auguro che non subentrino progetti di ripopolamento fuori, perché l'ente parco ha dei limiti amministrativi non ecologici, quindi l'animale se viene rilasciato fuori
cioè non è che vede il segnale no, non entro nel parco, quindi mi auguro che la regione e gli ATC, che ora non sappiamo più le province, comunque mi auguro che in nessuna ottica gestionale della fauna selvatica qualcuno gli venga in mente di fare ripopolamenti di animali del tutto estranei in zone non idonee, cioè questo lo dico in streaming, lo sottoscrivo, aree non idonee ad altri tipi di ungulati da nessun punto di vista ecologico. Noi nel nostro ente dobbiamo autorizzare i piani di ripopolamento e non li autorizziamo se la fauna è all'occhio. No, è ovvio. No, sono arrivate proposte di reintroduzione di caprioli, di danni, sono arrivate. È ovvio che da un punto di vista tecnico non è ammissibile un progetto di questo calibro. Appunto, appunto, quindi ad oggi non è autorizzato, non sono autorizzati i rilasci di lepri, non è autorizzato nulla all'interno del parco perché per normativa non, non è detto all'esterno. Eh? Per la legge nazionale, no, è un discorso però per legge l'ente ad oggi, sì. No, perché sono stati fatti rilasci in anni in cui l'ente parco non c'era, non era istituito, quindi, e poi è frutto di quei tempi, di una cultura venatoria. Sì, i rilasci riguardano tutte età. Questo è per quanto riguarda gli incidenti, insomma, questo è stato fatto. Che è un'altra cosa, per quanto riguarda il controllo delle carni, quello che l'ente. No, io ci tengo a dirlo perché io vi ho invitato a vedere sul sito, però immagino che questi incontri che se ne fanno di continuo in ufficio, tavoli tecnici tra gli enti, quindi bene o male se ne parla. Ci tengo a informarvi che per quanto riguarda il controllo delle carni, sempre per legge, dovrebbero anche i cacciatori nei loro tesserini venatori, e parlo di territori fuori parco, consegnare determinati dati, quindi noi abbiamo chiesto alla regione i dati dei tesserini venatori per capire l'incidenza di malattie, l'ori e quant'altro. Alcuni nei piani di controllo si possono anche consegnare per fare le analisi. Quindi i dati poi per autoconsumo la legge dice che non è obbligatorio fare le analisi. Quindi questi tipi, appunto, questi tipi di dati non ce li ho, non me li hanno mai dati, confermo. Se me li danno sono falsati, ovviamente, perché il tesserino venatorio è una cosa gestibile discutibilmente. E poi l'ultima cosa che volevo dire e che mi è sfuggita per quanto riguarda il controllo, non è quello che lei dice, è semplice, ma in Puglia, e io questo ci tengo a ribadirlo, una regione che non ha una tradizione in questo ambito come la Toscana, come l'Umbria, come altre zone d'Italia, anche la stessa Lazio, è una regione che non ha una tradizione di carne da cinghiale, e quindi in automatico nel nostro territorio non c'è nessuna struttura sanitaria autorizzata a macellare fauna selvatica. Questo lo so perché ho incontrato i vari macelli, quindi ci sono degli adeguamenti che bisogna fare, estensioni di bollini comunitari, entrate, doppie entrate per fauna domestica e fauna selvatica, quindi interventi fisici, non strutturali, grazie, che i macelli devono fare per poter macellare questo tipo di carne, carne che può essere provenire anche dai cinghiali che noi catturiamo, ma che devono avere ore di sosta prima di poterli macellare, quindi mancano aree di sosta all'interno di macelli per fauna selvatica. Quindi è un perché lo dico? Non certo per insegnare, perché io ho imparato coi veterinari a gestire questa cosa e a studiarla, semplicemente per dire che l'iter è lungo, fattibile, si è cominciato, si farà. Però capite anche che non è una cosa che si fa in un mese, in un anno, quando intervengono norme di polizia veterinaria e norme sanitarie. Quindi questo è l'unico informazione. L'ente parco sta facendo questa cosa, ha fatto delle riunioni tecniche con dei verbali, ha capito dove si possono fare queste cose, ma queste strutture si devono adeguare, non essendo poi tutti macelli privati, insomma. Anche le procedure non sono poi, no? Non essendoci un macello pubblico anche qui.
Altre, no, è quello per la macellazione. E che devo cercare? Me lo macello io? No. Sì, lo si fa nelle piccole, in piccole strutture. Le aziende non possono macellare se non per carattere d'urgenza. E questo non gli viene dato. Sono delle piccole strutture dotate di... Sì, ma non ci sono. Ma non ci sono, quello. Non è una cosa insormontabile. No, infatti non ho detto insormontabile, ho detto che essendoci delle strutture tipo i macelli che possono fare e sono interessati anche a farlo, perché è ovvio che si apre un campo economico, no? Quindi sicuramente, però c'è tutta una procedura dettata dalle direttive sul benessere animale, sulla sanità animale, che dobbiamo seguire. Quindi questo è per dirvi quello che si sta facendo. Poi pian piano abbiamo fatto sì il bando e non hanno risposto, perché in quel caso poi le distanze per venire a prendere gli animali, portarli fuori, cominciano a incidere sui costi. Sì, 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 abbiamo invitato 10 aziende che già operano queste cose, abbiamo invitato anche gli stessi che operano in Toscana, con cui che conosciamo comunque, che abbiamo contattato, però è ovvio che poi il costo lo devi ammortizzare dalla Toscana o dall'Umbria, che sono le regioni con maggiore tradizione, e poi non ha senso neanche esportare il prodotto, no? Sì. Sì, sì, sì. L'urgenza temporaneamente l'abbiamo fatta, cioè l'abbiamo tamponata e si sta procedendo. Non si sta chiudendo la filiera della commercializzazione delle carni, perché entra in gioco un settore veterinario molto delicato che ad oggi si sta lavorando perché si finisca e si chiuda la filiera. Però se vogliamo cominciare a risolvere il gestire il problema, abbiamo cominciato e stiamo procedendo. Per la chiusura della filiera lo faremo, anche intervenire sulla normativa regionale, che sappiamo bene essere deficitaria sulla gestione e controllo della fauna selvatica problematica, e una regione che non ha una legge sul controllo, e quindi l'ente parco può fino a un certo limite, lo fa nei limiti delle leggi nazionali, e preme e ha premuto e ha fatto i tavoli tecnici, le conferenze di servizi con la regione perché si intervenga a livello normativo. Però passo la parola a dottor Berzi, perché se no del contesto non ne parliamo mai. Allora, intanto grazie per la presentazione, è stata sicuramente utile, perché mi sono reso conto effettivamente in quest'aula sono, diciamo, presenti più o meno tutte le categorie coinvolte da questa novità. Ne manca una, che forse è quella importante, che è quella dei cacciatori, perché effettivamente hanno una responsabilità per quanto riguarda la comparsa di questo animale, per quanto riguarda la gestione e anche per quanto riguarda le possibili soluzioni, nel senso, ora poi dopo ne parleremo nello specifico. Per esempio in Toscana ci sono delle esperienze virtuose sono partite molto bene, in modo estremamente positivo, che però sono state bloccate da questa categoria, che in sostanza è una categoria molto potente, che chiaramente vede qualunque azione di contenimento numerico, la vede comunque, diciamo, in modo negativo. Quindi questo purtroppo è una constatazione che si farà, che viene fatta nelle regioni dove appunto c'è una tradizione della gestione, ma anche nelle zone di nuova presenza con cui bisogna rapportarsi. Mi rendo conto poi di non aver affrontato alcuni temi che però invece sono interessanti. Io non l'ho trattato, ora in particolare si tratta del discorso degli incidenti stradali, di cui si fa semplicemente un accenno. Io in realtà ci ho lavorato in Toscana su questo tema, per cui al di là delle slide sono presenti, insomma, magari se ne si spende due parole ricordatemelo anche voi. E un tema invece che ho sentito citare da almeno due persone di quest'aula è il discorso della pericolosità dell'animale. Cioè, appunto, la signora mi dice io amo fare le passeggiate intorno a casa, ci sono questi animali, voglio sapere se è pericoloso o no. Anche l'altra signora mi dice, l'ho visto, dice, beh, belli, però, insomma, cerchiamo di capire cosa rappresenta. Sì, sì. Sì, sì, d'accordo. Allora, questo mi ricorda un qualcosa, nel senso, io mi trovo molto più spesso a parlare dei lupi,
E la cosa che ormai ho imparato è che dove andiamo a parlare del lupo, nelle zone dove il lupo è presente da 30, 40, 50, da sempre, nessuno pone mai questo problema. Quando andiamo a parlare, io sono stato recentemente in Piemonte, sono stato in Veneto, sono stato in Trentino a parlare del lupo, in quei contesti dove il lupo è appena arrivato e c'è il senso della paura. Ci sono le segnalazioni del cacciatore che è stato inseguito da lupi, della persona aggredita, che poi spesso e volentieri si sono infondate. Comunque, ecco, dopo magari si spende anche due parole su questo, perché in realtà il cinghiale non è un animale pericoloso di per sé. È pericoloso tutto quello che c'è dietro, nel senso in Toscana ci sono... Sì. Piacere non fa. Sì, però ecco, no, su questo sono d'accordo. Io ho combattuto tutta l'estate, c'avevo un verro davanti a casa tutte le notti, io e la moglie si doveva svegliare per mandarlo via perché mi faceva abbaiare il cane, mi spacciava le recensioni. Però al di là di questo, cioè noi ci siamo un rapporto di convivenza con questi animali, le posso assicurare, effettivamente sono animali che hanno delle potenzialità, nel senso se un verro per qualche motivo decide di attaccarla, l'ammazza, cioè su questo non ci sono discorsi. Succede, infatti... Esatto, questo è un comportamento abbastanza, comportamento tipico, fa una gran paura, fa una gran paura, però appunto io, le statistiche dicono che attacchi diciamo, da parte del cinghiale sull'uomo sono veramente rarissimi, si riconducono poi diciamo, a delle situazioni particolari, la femmina con i piccoli in cui io magari sono a cercare i prugnoli, sono i funghi tipici, sono da noi, sotto una macchia mi trovo la femmina con i piccoli, posso rischiare e succedono attacchi. Succedono attacchi poi durante le battute al cinghiale, abbastanza frequentemente, sia ai cani, poi di questo se ne parlerà, sia anche alle persone, per cui il cinghiale ferito a quel punto lì diventa effettivamente un elemento di pericolo. Ecco. Quindi questo è un tema, poi dopo magari si affronta, però diciamo è tipico delle zone in cui l'animale è arrivato da poco, per cui si vede un animale con le potenzialità di questo genere e ci viene un po' paura. Inizierei perché se no appunto sono 200 diapositive da vedere, se no. Allora, quindi tante cose le abbiamo già dette, io ho in questa presentazione ho affrontato una serie di temi che possono essere decisamente trattati in modo decisamente più approfondito anche grazie appunto al contributo delle varie persone, dei tecnici che sono qui oggi, quindi la biologia, l'ecologia, i rapporti con l'attività, diciamo con sia con l'attività agricola che l'attività forestali, quali possono essere le soluzioni in termini di prevenzione e quali sono delle esperienze di gestione in altri contesti. Tra appunto le presentazioni una mi ha particolarmente interessata è il signore, là che non mi, che ecco, perché appunto sul tema della prevenzione noi abbiamo fatto delle prove con diciamo quelle che sono le tecnologie oggi disponibili. Questi sono il frutto di esperienze già fatte in altri contesti che hanno dato dei risultati. In realtà sia per quanto riguarda il cinghiale sia per quanto riguarda altri animali e in particolare per quanto riguarda il lupo, che è una delle specie più problematiche nel contesto nazionale, la tecnologia è a zero, nel senso noi si continua a fare delle cose, sono il frutto della tecnologia degli anni 60, degli anni 70, nel frattempo il mondo è andato avanti, ci sono sia dei nuovi strumenti, sia degli strumenti che prima erano disponibili a costi molto elevati, che ora si trovano sotto forma di chip da assemblare, con dei costi decisamente più bassi. Su questo fronte non si è fatto praticamente niente, per cui ci sono pochissime realtà nel contesto nazionale che hanno fatto qualcosina con dei risultati anche in termini commerciali assolutamente interessanti. Quindi ecco, se ci fosse, ecco, quando ha detto, dice io sono laureato in psicologia, ecco, in psicologia sperimentale, mi occupo di elettronica, ecco, ho detto beh, questa è una persona con cui ci si può avviare un dialogo. Ecco, il parco potrebbe diventare anche sede di sperimentazione di qualcosa a elevato contenuto tecnologico, comunque diciamo l'innovazione. Benissimo, allora, in modo molto sintetico, non vi voglio stare a annoiare sulla sistematica del cinghiale, però vedete è un mammifero, è un artiodattile, cioè quindi un animale che poggia il proprio peso sugli arti, sulle dita, è un suino,
e quindi diciamo da un punto di vista sistematico è un animale abbastanza vicino ai cervidi. Si distingue fondamentalmente perché i cervidi sono animali che hanno una, da un punto di vista fisiologico, una complessità maggiore, sono poligastrici, quindi hanno uno stomaco diviso in più parti che gli permette di assimilare meglio delle sostanze difficili. Il cinghiale invece è un monogastrio, quindi una specie diciamo, che ha un'ecologia diciamo, del proprio intestino più simile a quella nostra. Comunque è una specie che ha avuto un successo diciamo, riproduttivo, quindi un'espansione demografica eccezionale, vedete qui la distribuzione delle varie sottospecie a livello mondiale, per questo il rischio in termini conservazionistici è quello minore, nel senso è una specie a rischio praticamente zero, cioè non ci sono problemi da questo punto di vista, quindi insomma non si deve temere se gli interventi sono troppo pesanti. Come funziona un ruminante e come funziona un cinghiale? Allora, il ruminante è un animale che ha uno stomaco molto complesso, quindi articolato in quattro stadi, che gli permette quindi di assimilare delle sostanze che, a noi, che noi non possiamo in qualche modo digerire. Il cinghiale invece è un monogastrico, quindi è un animale che ha un funzionamento più semplice, quindi la dieta non si può basare soltanto sulle sostanze erbacee come per i poligastrici, ma deve avere uno spettro alimentare più ampio perché deve assimilare da sostanze, degli elementi presenti nel proprio ambiente, però di carattere diverso. Quindi se vediamo qual è la catena alimentare del cinghiale, vediamo che ci troviamo un po' di tutto, cioè quindi è tipicamente una specie onnivora. Sono rappresentati i frutti del bosco, quindi dalle ghiande, le castagne, le noci, le fagiole, l'ambiente forestale appenninico è un elemento tipico molto, molto nutritivo, i tuberi, questo quando uno semina da noi il problema grosso dei cinghiali, per esempio in Appennino, è legato alla coltivazione della patata, perché il cinghiale quando trova il campo coltivato di patate tira fuori completamente tutto quello che è stato seminato, quello che in qualche modo si è prodotto e il terreno ritorna come punto di partenza. E attraverso un olfatto particolare, attraverso il grugno che gli permette di scavare con facilità, poi va a cercare anche cose profonde, difficili da trovare come i funghi, i tartufi, perché sono molto appetite da questo animale. La dieta poi si integra da tutto quello appunto di proteico e riesce a trovare, quindi la componente proteica nella dieta cinghiale è molto elevata. Molto importanti sono gli insetti, dopo ne parliamo in modo un pochino più approfondito, ma poi dai piccoli rettili, nidiacei di uccelli, carogne, diciamo tutto quello che riesce a trovare si adatta. Oltre a questo chiaramente ci sono le produzioni agricole, che qui non sono contemplate, che vanno in qualche modo, sì, sono contemplate qui, che vanno in qualche modo a integrare quella che è il suo regime alimentare. Gli strumenti che gli permettono appunto al cinghiale di utilizzare tutte queste risorse che sono disponibili sul territorio sono fondamentalmente di carattere meccanico, quindi il cranio è adattato, cioè quindi ha questo ampio spettro alimentare, quindi 44 denti, e i canini particolarmente sviluppati, le zanne particolarmente sviluppate in particolare nel maschio, perché sono praticamente le sue posate, cioè sono quelle che gli permettano di fare a pezzi quello che deve mangiare, ma anche di scavare, ma anche di difendersi, e quindi diciamo sono uno strumento decisamente importante. Sono particolarmente sviluppate nel maschio, hanno un accrescimento che continua negli anni, e un sistema particolare, ora purtroppo sono venuto in aeroplano, se no generalmente quando si fa lezione si porta un cranio di cinghiale per far vedere come è fatto e farlo toccare e capire appunto qual è il funzionamento delle varie tipologie di denti, però si vede per esempio che le zanne sono un sistema spettacolare perché praticamente crescano in continuo e dall'apertura e dalla chiusura della bocca c'è un continuo sfregamento delle zanne, quindi sono sempre perfettamente allineate e affilate e tagliano come un coltello, quindi è sicuramente uno strumento di offesa. Quando durante la battuta al cinghiale i cani vanno incontro al cinghiale, il cinghiale si difende con la bocca, e se riesce a guantare il cane lo apre, perché sono veramente molto affilati. Dall'altra sono appunto degli strumenti utili perché gli permettono di scavare e quindi di trovare delle risorse appunto che altrimenti non sarebbero disponibili.
Un altro, qui cinghiale è anche bello, nel senso c'ha degli aspetti che sono, possono essere anche, diciamo, simpatici. E ecco, un altro strumento che gli permette al cinghiale di avere accesso a delle risorse altrimenti non disponibili è il grifo, il grugno, cioè quindi questa specie di proboscide che caratterizza il muso del cinghiale, che praticamente è composto da una formazione, diciamo, dai turbinati che sono modificati dall'evoluzione e poi da una propria muscolatura, si chiama quella la muscolatura del grugno, che gli permette di avere forza, mobilità, e da tutta una serie di terminazioni nervose che caratterizzano appunto l'organo sensoriale, per cui il cinghiale ha un olfatto incredibile. Ci sono testimonianze dai tempi dell'utilizzo del cinghiale, per esempio per la ricerca dei tartufi, perché effettivamente l'olfatto è molto sviluppato, e poi questo muso gli permette, cioè questo disco molto mobile, molto robusto, molto, molto, diciamo, versatile, insieme ai denti, gli permettano di scavare e di raggiungere in profondità appunto quello di cui parlavamo prima. Quindi, diciamo, questi qui sono un po' gli adattamenti che gli permettono, diciamo, all'animale di ottenere quella dieta di cui parlavamo prima ed adattarsi a ambienti molto diversi. Quindi la distribuzione, come si diceva, fondamentalmente è, diciamo, legata all'emisfero boreale, occupa un po' tutti gli ambienti. Il fattore limitante, diciamo, per l'espansione del cinghiale, ora io sto parlando più che altro del cinghiale nostro, quello presente nel nostro continente, è la disponibilità dell'acqua, perché a differenza di altri animali, proprio per il fatto, se ne parlava prima, di essere un monogastrico, di avere una forte salivazione, di avere delle esigenze particolari, ha bisogno di più acqua rispetto ad altri animali. Quindi negli ambienti molto aridi, molto secchi, il cinghiale ha difficoltà ad adattarsi, a differenza di altri ungulati, anche di cervidi, che magari riescano a utilizzare meglio le risorse. Quindi l'acqua è un elemento fondamentale, serve, tra l'altro è un animale che ha l'occasione di vederlo nei punti d'insoglio, o nelle pozze, ama giocare con l'acqua, cioè proprio gli piace l'acqua, gli piace fare il bagno, cioè proprio al di là della necessità c'è proprio un piacere nello stare nell'acqua. Ma la trova. Com'è? Per questo gira, no, infatti anche questa è una considerazione. Sì, comunque. Vedatoi, insomma, io casualmente le aziende che siamo andate a visitare con Anna Grazia sono, e dove ci sono danni, sono quasi sempre dove c'è comunque disponibilità di acqua. Quindi vuol dire, ricostruzione forse un po' superficiale, che il cinghiale nella ricerca dell'acqua poi va a fare danno chiaramente nelle aree dove, nelle aree intorno. Insomma. I pianti di irrigazione. Pianti di irrigazione. Se ne parla, era una delle idee su cui abbiamo lavorato, ora questa, non ho messo le diapositive perché è un intervento ancora non realizzato, però diciamo è un intervento. Quindi diciamo la ricerca d'acqua c'è una funzione sicura, probabilmente ludica, diciamo di abbeveramento. E poi diciamo non è soltanto l'acqua, ma è proprio l'ambiente, c'è il fango, cioè il cinghiale ama fare bagni di fango, cioè lo vedete negli insogli, che sono punti tradizionali in cui l'animale va appunto a fare bagni di fango, dopodiché una volta l'animale è completamente coperto, va intorno dove ci sono degli alberi, tipicamente sono le piante resinose, i pini, gli abeti, quello che c'è, si stropiccia per levarsi il fango e con questo tutti i parassiti che in qualche modo gli stanno addosso. Quindi diciamo queste sono delle caratteristiche. Ecco, qui per esempio siamo in un'azienda del parco con un gruppo di studenti, di forestali eccetera, vedete qui l'insoglio, questa è probabilmente una piccola sorgente naturale, un affioramento c'è, cioè, su un banco d'argilla, quindi quello che fa il cinghiale è andare a fare bagno in queste zone, quindi mentre prima magari ci poteva essere una piccola pozza che poteva essere utilizzata anche per, che so, per gli anfibi piuttosto che per piccoli animali, poi diventa uno spazio inutilizzabile e tutto intorno, qui in realtà ci sono delle pinete di scarso valore, però spesso e volentieri le piante sono fortemente danneggiate perché appunto
fatto il cinghiale, fa il bagno, va a superficiarsi le piante, non è che lo fa una volta, lo fa tutte le volte, per cui vedete, dopo forse c'è qualche diapositiva, vedete la pianta un po' alla volta inizia a sottigliarsi, per cui alla fine diventa una cosa che poi non sta più in piedi perché è finita da cinghiali che gli fanno il giro intorno. Ecco, un tema tra l'altro appunto interessante, si sta vedendo in Toscana, è l'effetto della biodiversità, dei cinghiali sulla biodiversità. Noi abbiamo delle specie di anfibi, per esempio il l'ullone del ventre giallo, non so se lo conoscete, è un rospetto piccolino così, con la pancia gialla, molto particolare, che è in crisi demografica spaventosa. Tra i vari motivi c'è anche il discorso del cinghiale, perché praticamente questo qui utilizza come, diciamo, aree riproduttive delle pozze temporanee, cioè delle pozze temporanee che possono essere anche le ruotate del trattore in mezzo a un campo in cui si ferma l'acqua nel periodo dell'inizio dell'estate, lui va lì, depone il corteggiamento, deposizione delle uova e nascano quindi questi rospetti in questa zona. Chiaramente se arriva il cinghiale e inizia tutte le volte a fare bagno in queste zone, sia per l'azione meccanica, sia per l'intorbidimento dell'acqua, sia per una serie di motivi, questi animali vengono meno. E da noi, ripeto, noi da questo punto di vista qui siamo, spero che non sia il vostro futuro, nel senso noi abbiamo ormai una situazione di cinghiali assolutamente fuori controllo e assolutamente non abbiamo più speranze, diciamo, dobbiamo imparare a conviverci con delle densità spaventose. Però ecco, da noi non esiste più una pozza temporanea che non sia utilizzata dai cinghiali, cioè qualunque punto in cui all'inizio dell'estate rimane l'acqua, diventa un insoglio, comunque diventa un punto in cui i cinghiali vanno a razzolare, vanno a fare quello che vogliono fare. Quindi la situazione demografica delle popolazioni europee è tutta più o meno simile, per le regioni, appunto per una serie di ragioni che sono l'abbandono della campagna, quindi diciamo una minor presenza dell'uomo sul territorio, una serie di normative che comunque, anche se il cinghiale non è una specie protetta, comunque pone dei limiti al controllo di questo animale. In Toscana, prima esistesse le leggi, il cinghiale si poteva sparare ovunque e chiunque poteva sparare a questo animale, quindi diciamo non c'erano grossi limiti. Ora anche appunto ci sono tante deroghe che permettano di fare degli abbattimenti decisamente più incisivi rispetto ad altre specie, però diciamo in sostanza diciamo ci sono delle limitazioni. E quindi si vede appunto la popolazione spagnola, francese, finlandese, russa, slovacca, svizzera e italiana sono tutte in fortissima crescita negli ultimi anni, quindi diciamo un problema è condiviso un po' dappertutto. Per quanto riguarda l'Italia, in particolare appunto noi siamo passati da una situazione in cui il cinghiale era rimasto presente in dei contesti ben definiti all'inizio del secolo scorso, un po' alla volta, vedete, l'espansione è stata decisamente molto lenta, perché diciamo tra l'inizio del secolo e gli anni 50-60 sostanzialmente il quadro è simile, addirittura in certi contesti, guardate la maremma, quindi la sottospecie diciamo maremmana, addirittura una rarefazione in questi anni, e poi dopo boom, c'è stato il botto. Questo ormai sono passati degli anni, negli ultimi 15 anni si sono andate a saturare molte delle zone in cui la specie non era presente. Questo perché? Appunto, i motivi sono di carattere naturale, quindi abbandono di tante campagne da parte dell'uomo, quindi habitat che tornano a essere più vocati per la specie, soprattutto come zone di ricovero, perché poi appunto una specie sta benissimo nelle zone coltivate, ma soprattutto c'è il discorso delle reintroduzioni che sono state fatte a fini venatori, quindi a partire dagli anni, diciamo dagli anni 60 in alcuni contesti, ma prevalentemente tra gli anni 70 e gli anni 80, hanno portato proprio a avere questo fenomeno. Quello che è stato fatto è molto semplice, nel senso cioè per avere delle specie nuove di interesse venatorio sono state diciamo, utilizzate come si fa in campo zootecnico, cioè quando si vuole magari partire da un allevamento di vacche si va a prendere quella più produttiva, no? Quindi quello che è stato fatto non è stato di utilizzare la specie che era adatta, che era in qualche modo frutto dell'evoluzione del nostro ecosistema, quindi con caratteristiche specifiche del nostro ambiente, ma siamo andati a prenderla all'estero, in particolare in paesi tipo l'Ungheria, la Polonia, eccetera, quindi animali completamente diversi, con biologia, con ecologia completamente diversa, e quindi c'è stata un'espansione di carattere esponenziale. Ecco, dicevamo prima dei limiti, quali sono i fattori di criticità della specie, sicuramente uno è la disponibilità dell'acqua, ma è anche la neve.
Perché la neve? Perché la neve, da una parte, diciamo, quando c'è terreni fortemente gelati, impedisce all'animale di trovare in ambiente naturale l'alimentazione, dall'altra, sugli animali tipo il nostro, io sto parlando della nostra sottospecie, della maremmana, gli animali molto piccoli con la neve alta vanno in difficoltà sia per trovare da mangiare, sia per spostarsi, ma anche perché l'allattamento in periodi in cui c'è la neve diventa difficile, gli animali strusciando le mammelle nella neve hanno dei problemi, delle infiammazioni, eccetera, per cui è un fattore limitante sicuro. Quindi quello è stato fatto perché l'interesse era quello di sviluppare la caccia in ambienti diversi, un ambiente per esempio appennino. Quindi hanno cercato di avere delle razze più alte, gamba più lunga, che gli permettesse anche di stare in ambiente appenninico dove la neve poteva in qualche modo andare a interferire da un punto di vista meccanico con l'animale e quindi creare questi problemi. Quindi animali più grossi, eccetera, eccetera. Quindi siamo arrivati a situazioni spaventose tipo queste, cioè ormai ci sono casi, ora credo il record sia detenuto dalla provincia di Sondrio come dimensioni e abbattimenti, comunque diciamo anche da noi casi di, questo mi sembra sia in Umbria, però casi di abbattimento di cinghiali di oltre 150 kg sono abbastanza frequenti, con animali che superano anche 200 kg. Quindi capite bene che la sottospecie che si era evoluta naturalmente nel nostro contesto in Toscana, il cinghiale maremmano arrivava al massimo una sessantina di chili, questo arriva a 200-250 chili, insomma chiaramente è completamente un altro animale, insomma, sia ora si vede cos'è l'animale che avete voi, insomma, ora forse una grazia ne sa di più, insomma, c'è una considerazione generica. Chiaramente, ripeto, un incipit che ho fatto prima, tutto questo per un interesse venatorio, perché mentre sparare un animale di 40-60 kg dà una certa emozione, sparare un animale di 2 quintali è un altro discorso, diventa un big game, cioè quindi diventa una caccia grossa e quindi diciamo, le squadre spesso e volentieri apprezzano l'aumento dimensionale degli animali perché il gioco si fa più importante, no? Quindi diciamo, cioè, l'interesse primario è quello lì. Ecco, vediamo un pochino cosa, quindi ora questo qui è tratto da un lavoro dell'ex ISPRA di qualche anno fa, però vedete un po' una ricostruzione, diciamo, da un punto di vista genetico della situazione italiana, vediamo che per quanto riguarda la Sardegna c'è il cinghiale sardo, che è un qualcosa sistematicamente ben definito, poi abbiamo delle situazioni in Toscana che, diciamo, in cui si vede prevalere il cinghiale maremmano, in purezza diciamo il cinghiale maremmano praticamente non c'è da nessuna parte, anche se da un punto di vista genetico, da un punto di vista fenotipico ci sono delle zone in cui effettivamente i cinghiali assomigliano abbastanza a quello che dovrebbe essere il cinghiale maremmano. Però diciamo anche in queste zone diciamo, sicuramente c'è stato un inquinamento genetico legato a queste introduzioni che sono state fatte. Poi fondamentalmente ci sono delle zone in cui prevale, c'è soltanto le razze europee, quindi provenienze appunto Polonia, Ungheria, eccetera, altre invece in cui ci sono razze europee mescolate tra di loro o mescolate con il cinghiale maremmano. Quindi diciamo, è una situazione di grande confusione, c'è una macedonia di razze mescolate in cui ormai è difficile riconoscere, a parte le isole, la Sardegna in particolare, appunto una specificità. Quindi questo qui è il quadro appunto che abbiamo creato. Oltre a questo c'è un altro discorso ancora, dopo lo approfondiamo, che sempre venendo dietro a quello che sono gli interessi venatori, in alcune zone e con ciclicità viene fatto un altro giochetto, cioè che è quello della liberazione di maiali, quindi specie domestiche, che possono essere, che so, il large white, cioè razze proprio tipiche, razze d'allevamento. Questo perché? Perché la liberazione di questi animali porta a un miglioramento qualitativo delle carni, per cui si liberano maiali in periodi riproduttivi, questi animali, fondamentalmente femmine, ma a volte si liberano anche dei maschi, possono accoppiarsi con dei cinghiali e quindi generare degli animali che da noi in gergo si chiamano cinghiali maialati, si assomigliano più a cinghiale che a maiale, o maiali cinghialati si assomigliano più a maiali che a cinghiali. Quindi una confusione estrema. Questo per dire che anche da un punto di vista osservazionistico il cinghiale vale praticamente zero, cioè non è che si tratta di una specie che è tipica del nostro ambiente, che è autoctona, che è frutto di una selezione naturale, si tratta di un'operazione zootecnica, la definirei così, attualmente
è probabilmente, almeno in Toscana, forse è il più grosso allevamento che c'è in Toscana, il cinghiale, appunto si parla di oltre 100.000 capi su terreno altrui, perché poi viene fatto su terreni che non sono di proprietà dei cacciatori, ma su terreni degli agricoltori, fatto senza nessun tipo di regola da un punto di vista fiscale e da un punto di vista sanitario. Cioè, quindi ecco, insomma, il quadro è questo. Quindi capisco, poi vedendolo negli occhi possa dispiacere, però ecco, insomma, da un punto di vista gestionale la situazione è questa e credo che non ci siano grosse obiezioni. Sì, eccolo qui. No, 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 assolutamente, ma si scherza. Non è legale. No, 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 assolutamente. Assolutamente legale. Non ci si può fare niente. Ma viene fatto perché se aumentano il numero dei piccoli, se aumenta la qualità della carne, se aumenta il peso. Chi lo fa? Chi ha fatto? I cacciatori, chi ha fatto? No, non so. Sono un po' su. Ci sono delle lezioni forse. No, 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 ecco, ripeto, no, scusatemi. Brava Anna Grazia. No, no, non esiste da noi perché non ci sono allevamenti. Scusami, Lucio, se intervengo, ma siccome si dicono tante cose a proposito, nell'Alta Murgia non ci sono allevamenti di suini allo stato brado e allevamenti di suini così cospicui da permettere questa cosa. Sul Gargano sì, invece, lì i maiali si vedono pascolare tranquillamente liberi, quindi potrebbe accadere. Però da noi sull'Alta Murgia casi di ibridazione cinghiale maiale non ce ne sono. Cioè, scusa se intervengo, sì, sì, perché molto spesso poi è facile estrapolare i concetti, sì, in, no, contesti, no, su questo diversi. Mi scuso, quindi, nel senso, io faccio riferimento a una realtà che non è questa, per cui fate attenzione anche voi, perché altrimenti si rischia di passare dei messaggi, voi domani andate fuori e dire ci hanno detto che nell'Alta Murgia si liberano maiali, magari in parco, per accoppiare le cinghiali. Questa è una pratica illegale, è una pratica antichissima, pensate, non so se conoscete. Ci sono delle razze di maiali, per esempio la cinta senese, non so se la conoscete, no? Quindi è quel maiale con la striscia bianca, d'accordo? È una via di mezzo tra un cinghiale, ma cosa sono questi animali qui? Sicuramente sono il frutto di incroci tra maiali e cinghiali selezionati che in qualche modo poi sono diventate delle razze, così, ma sono diffusi in tanti contesti. È una pratica appunto, cioè, che nasce, pensate prima, per esempio in Toscana, la tradizione era quella che sono i castagneti da frutto, dopo la raccolta di castagno si faceva, si mandavano i maiali a mangiare quello che non si riusciva a raccogliere, perché si doveva sfruttare tutte le risorse disponibili, quindi in quel contesto lì poi dopo avvenivano degli incontri tra la specie selvatica e l'animale domestico. La Sicilia è sempre immune, ieri era immune dai lupi, oggi è immune dai lupi. Ah, dai lupi? Dai lupi in realtà c'erano fino agli anni 50, diciamo, più o meno presenti. Ora sono in questa situazione, quindi appunto, se non li portano nel traghetto. Ma ora con la Ryanair potrebbe essere un'idea, tipo, no? C'è volo Olbia-Pisa, costa poco, si mette cinghiali, si diceva prima difficoltà di trasporto della Toscana, cioè, no? Sia della Ryanair, posti liberi ci smettono cinghiali. Ecco, no, qui però. Caso particolare, per esempio, questo è un allevatore, ora questa è una videotrappola messa per documentare altre cose, però si vede tranquillamente nelle zone di presenza del cinghiale che sono al pascolo del berrettino di maiale, la specie domestica, che viene lasciato insieme ai cinghiali. Quindi questo qui, ripeto, i motivi sono quello di migliorare la qualità delle carni, ma anche aumentare la prolificità, perché il maiale è molto più prolifico rispetto al cinghiale. Quindi noi ci troviamo ora con delle situazioni in cui considerate che le figliate, ora non so che dimensione ci hanno qui sulla Murgia, ma noi in Toscana abbiamo delle femmine di cinghiale, apparentemente cinghiale, che tranquillamente partoriscano 14-15 cinghialetti, insomma, cioè, quindi capite la potenzialità demografica di una popolazione del genere, si adatta a tutto, non ha paura dell'uomo, trova risorsa trofica un po' ovunque e ogni femmina può partorire fino a 15 cuccioli, cioè, quindi strategia R piena e potenzialità demografica è spaventosa. Ma di che numeri esattamente di recensimento parliamo qui in zona, sommando le varie aree? Cioè, se in Toscana ce ne sono 100.000?
Sì, che è una stima. Cioè, il cinghiale è molto difficile da contare, diciamo. Anche fare delle stime comunque non è un'operazione semplice. No, no, no. Assottigliamo. Su 68.000 ettari. Allora, se volete i particolari, allora la stima è 1.500 perché si passa dalle aree campionate e si estende su tutta l'area. La densità non supera i 7-8 capi ogni 100 ettari. Ci sono zone in cui la densità è di 25 capi su 100 ettari. Quindi è tutto proporzionale. Quindi le aree più... 100.000 su quanti ettari? Sulla superficie della regione toscana. E non esistono dati in regione Puglia. Questo, la regione Puglia non ha un dato di popolazione del cinghiale. No, nel senso che... Quindi non lo so. 100.000 su tutta la regione toscana, allora a questo punto cioè, comincia ad essere... No, come densità... No, le densità nazionali sono 11, 10 su 100 ettari, una cosa del genere. Quindi noi abbiamo zone in cui la densità è molto inferiore e zone in cui è molto... Toscana sono 23.000 km quadrati. Si può fare un calcolo veloce? 3.000, sì. Facciamo un calcolo veloce, quindi questo, io penso che stiamo diventando un numero comparato. Ora, considerate, voi fate un calcolo, cioè, nel senso... Allora, in Toscana il lupo c'è praticamente dappertutto, ma dentro Firenze per fortuna ancora non c'è, quindi nei 23.000 km c'è Firenze, c'è l'autostrada, c'è la Piana dell'Arno, dove, cioè, quindi, e ci sono parchi nazionali. Chiaramente in un parco, in una riserva naturale, ci sono delle densità più alte rispetto magari a un altro terreno. C'è la densità non è stata fatta. Ci sono delle stime di densità, è molto complicato. Allora, il cinghiale è una delle specie più difficili da censire. Sono concetti matematici che non è difficile applicare al cinghiale, diciamo al fenomeno cinghiale. La media forse non rende idea di quella che poi è la realtà. Vedere l'altra mattina. Se tu fai la media è chiaro che ci metti di sempre. Vedere nell'ambito di un appezzamento di 20 ettari, una ventina di ettari, seminati a pisello, due gruppi, due mandrie, come si chiamano? Mandrie, una di una cinquantina di capi, l'altra di oltre un centinaio ed era pascolare che posso essere gli stessi che il suo collega può vedere un'altra cosa. Allora, e questo non è 1.500, questo quanto che riporta non è sommabile che sta visto variando i piedi, per quello è difficile, è ovvio che ci sono cosa metodi statistici che è lampante e che sono in netta crescita. È doveroso perlomeno tentarci. Le amministrazioni anche fuori parco gestiscono la situazione. Assolutamente sì. No, la risposta è questa, Marianne. Se tutti gli enti gestiscono la situazione è gestibile. Se soltanto un buco che gestisce, no. Sì, cosa abbiamo visto con il randagismo è andato allo stesso modo. Però cioè deve prevalere nettamente la volontà di intervento. Cioè il concetto è questo. Cioè deve prevalere, poi ci sarà sempre qualcuno contrario, però deve prevalere politicamente questa volontà, altrimenti è impossibile. Ma pure 5.000 capi, diciamo che è sottostimato. Ma perché dite non si riesce a gestire se stiamo catturando e portando via gli animali? Questo deve essere chiaro. Catturando tutto quello che c'è? Sì, stiamo catturando gli animali all'anno, però No, li trasloca vivi in altre aziende con stili venatori, quindi l'attuazione quando dice perché non si fanno è... Questa è una cosa interessante nel suo riguardo, allora si fanno problemi a catturarli? Sì, e a portarli vivi per i motivi di cui abbiamo parlato prima,
fanno questo, quindi non è vero che non si sta gestendo. No, si ma sta ragazzi, la mia domanda da veramente da ignorante, se possiamo aprire una discussione, altrimenti può rimanere. No, no, mi fa anche piacere. La mia domanda da ignorante è questa. Il cinghiale, da quello che abbiamo capito, è un inquinamento, No, vabbè, a parte che fa il danno. Diciamo, è un inquinamento. Signori, vi chiedo il microfono, altrimenti lo streaming artificiale, a cominciare da me. Già, abbiamo capito che il cinghiale è un inquinamento. D'accordo. Quindi non deve essere gestita la popolazione, deve essere eradicata. No, io questo è il allora la domanda è, il progetto che avete messo, in piedi è un progetto di gestione della popolazione o di eradicazione? Perché io da persona che fa, che fa i 2+2, dice i pneumatici sul bordo della strada vanno tolti, non è che vanno gestiti, no, da 10 pneumatici uno è tollerabile, no, tutti e 10 vanno tolti. E secondo me pure i cinghiali, cioè quanti sono? 2000? 2000 vanno tolti dalla cosa, cioè non va gestita la popolazione. Scusate la banalità della domanda, ma... Voglio rispondere, volevo cercare di approfondire questa cosa qua, proprio perché ho sempre lavorato sul fenomeno randagismo, in effetti, dove si è sempre cercato di togliere il fenomeno completamente, perché non è che gestivi in qualche maniera lasciando cani randagi, no, e non si è arrivati assolutamente, stiamo ancora, così siamo partiti, abbiamo speso milioni e milioni di euro e stiamo nella stessa maniera, anzi abbiamo raddoppiato il numero di cani, perché adesso abbiamo i cani nei rifugi e i cani liberi. La questione è questa, che a mio parere anche il piano che è iniziato con il parco, che penso si debba considerare solamente di tipo sperimentale al momento, ma con quel tipo di prelievo non riusciremo mai a risolvere né a limitare il numero, perché o tu fai una pressione che deve essere superiore alla crescita naturale della popolazione, o tu non ne puoi togliere. Noi abbiamo deciso di toglierne quanti in un anno? 300 capi, cioè, però togliendo 300 capi realmente, ma non è definitivo il primo anno. Sì, dico, se l'intervento, a mio parere, se l'intervento rimane solamente questo tipo di prelievo, noi sicuramente nel giro di una decina di anni arriveremo sicuramente a raggiungere il livello della Toscana. E sì, anche cose di cattura, però prima della legislazione, per esempio sul randagismo, venivano abbattuti tutti i cani di qualsiasi età e di qualsiasi peso, tutti i cani che venivano, però e con tutto ciò non si è risolto il problema, perché gli abbattimenti, anche se fatti altro che sterilizzazione, era quello, perché lo abbattevi, sicuramente non poteva più procreare, però il numero di abbattimenti non sono mai riusciti a raggiungere neanche il livello delle nascite che nel frattempo avvenivano. Perciò secondo me ritengo giusto questo piano dal punto di vista sperimentale, per vedere, ma se non si riesce a individuare o a forzare la Regione Puglia che
mette, diciamo, su una, una normativa per affrontare seriamente il problema, a mio parere ci ritroveremo. No, due cose. Una, piano di gestione può contemplare anche un'eradicazione, ma in Italia l'eradicazione del cinghiale non ti è autorizzata da nessuno, perché l'eradicazione è un processo che continuerà sempre, nel senso che fuori comunque gli animali ci sono, tutta Italia c'è il cinghiale, eradicarlo in una zona è una contraddizione in termini. Eradicare significa togliere fino all'ultimo individuo ed è una cosa che non puoi fare, perché non è limitato il parco, quindi io posso togliere fino all'ultimo individuo che vedo ma che non so se entra. Questo no, ma i piani di eradicazione non sono piani ammissibili. Allora, signori, l'eradicazione è un processo, cioè l'eradicazione è possibile farla per normativa in aree, come dire, circoscritte, delimitate fisicamente, laddove la specie è totalmente alloctona. Il cinghiale è alloctono in tutta Italia, o autoctono, che dir si voglia, ormai è ovunque, quindi il piano no. Questo di prelievo di 300 capi all'incirca è un prelievo che continuerà se avrà dei risultati. Vengono tolti i capi, e qui Nello ti dico, laddove l'animale crea il problema. Cioè è ovvio che le aree in cui vengono tolti sono le aree boscate vicine alle aree agricole. Quindi no, limito il problema lì. Ma nessuno dice che sono 300 punti. Sì. Perfetto. Quindi arriveranno altri animali, sicuro. Finisco. Arriveranno altri animali, sicuro. Questo stesso piano è stato presentato in regione dando la disponibilità a, applicarlo anche fuori, laddove io fuori ho un punto di forza che è la caccia. Quindi affiancato alle catture, fuori potremmo anche affiancare caccia e prelievi selettivi se la regione avesse una legge sul prelievo selettivo. Quindi qualora si scrive una normativa sul controllo selettivo, parco sicuramente potrà un giorno anche adottare, ma ad oggi, così con gli strumenti che abbiamo, preleviamo i capi. Tecnica applicata in tutta Italia con risultati gran lunga superiori, perché la selezione è selezione, la femmina, i rossi li vedi in gabbia e li togli, che sono poi gli animali più proliferi, ecco, non mi veniva, cioè i rossi sono quelli che domani faranno danni, le femmine sono quelle che domani si riprodurranno, quindi è ovvio che togli questi elementi. Questo è un attimo in più. Però norma di legge, capito perché? Tecnica esclusa e soprattutto è contemplata e autorizzata nel piano, quindi l'ente non lo esclude. Ad oggi non può utilizzare
personale se non direttamente formato, e lei lo sa bene, ci siamo informati con le province, non potevamo utilizzare i telecontrollori regionali per mancanza di legge. Ma il problema è che... lo contempliamo, eh. No, no, ma non è un prelievo, il telecontrollo è un prelievo selettivo che presuppone una normativa. La normativa regionale dice che soltanto i dipendenti degli enti pubblici, quindi polizie provinciali, io se dovessi avere il porto d'armi, può effettuare la caccia di selezione. La legge regionale. Su questo l'ente può adottare i corsi di formazione, cosa che ha fatto la provincia. E siete telecontrollori all'interno del corpo forestale? Voi polizia provinciale? Perfetto. All'interno, quelli fuori non li possiamo utilizzare perché non dipendenti. Se hanno la patentina, non so come si chiama, il permesso del sele. Sì. Sì, sì. Ma nessuno l'ha escluso, eh? Siamo partiti a novembre 2014, quindi no, nessuno. Infatti è contemplato ed è autorizzato anche, eh? Cioè nel piano c'è il sele controllo. Può essere il discorso dell'abbattimento selettivo, può essere l'utilizzo, da noi ci sono dei programmi sperimentali, l'utilizzo di immunocontraggettivi, cioè insomma ci sono tante soluzioni, dopo se ne parla. Chiaramente cioè, ogni situazione richiede degli interventi fatti in misura diversa, sia per il territorio, sia per quelle che sono le componenti che vanno in qualche modo ad avere degli interessi sulla questione, insomma. Quindi non è una questione assolutamente semplice. Purtroppo spesso ci si trova a confrontarsi anche con gli agricoltori, e parallelamente io ho lo stesso problema con gli allevatori quando vado a parlare del lupo, che sembra che basta fare così e la cosa si risolve. Cioè, siamo in un paese in cui le soluzioni non sono spesso facili da applicare. Allora, si parlava prima quindi di questi incroci tra maiale e cinghiale, sono da noi abbastanza frequenti, quindi questo qui è sostanzialmente un cinghiale maialato, quindi è più simile al cinghiale. Lo riconoscete prevalentemente dalla forma, perché il cinghiale deve avere un baricentro spastato sull'avantreno, quindi deve avere un aspetto molto forte sugli arti anteriori e più leggero sugli arti posteriori. Vedete qui le percentuali sono ribaltate, quindi ha dei bei prosciutti, però diciamo come spalla e come collo è sicuramente meno importante degli animali di prima. Questi sono dei piccoletti che capita frequentemente di osservare, e questi qui sono probabilmente degli F1 tra maiale e cinghiale, insomma. Quindi questo è un fenomeno abbastanza facilmente riscontrabile. Altre questioni, prima accennavo appunto che nel nostro contesto, il cinghiale è diventato una forma di allevamento. Quindi se prima il periodo estivo siccitoso, in cui le risorse alimentari erano indisponibili, rappresentava
uno dei punti di criticità per la crescita demografica della popolazione, ora in tanti contesti, in modo illegale, si va a risolvere anche questo problema. Cioè, nel senso, nel momento in cui c'è un'annata particolarmente povera, in cui non c'è da mangiare, non c'è da bere, gli si va a portare da mangiare e da bere. Quindi le squadre, in modo illegale, caricano sui cassoni pick-up pane, frutta, l'umido, per esempio, eccetera, e viene lasciato in delle zone a disposizione dei cinghiali per fargli superare il periodo di difficoltà. Io mi sono trovato, un aneddoto, qualche settimana fa in una zona sud dell'Appennino in cui c'è un tratto, io sono di formazione, sono forestale, andavo lì per motivi forestali. A un certo punto c'è un bosco di faggio, a un certo punto c'è una zona che localmente la chiamano l'eliporto. Io ho detto, ma in mezzo a un bosco, ma come mai la chiamate l'eliporto? Dice, vai a vederla e te rendi conto. Sono andato su e praticamente è una radura in cui mentre dalle altre parti crescano, che so, piante, erbacee, insomma, comunque c'è vegetazione, c'è sottobosco, lì non c'è assolutamente niente, c'è tabula rasa completa, perché la zona, ho scoperto, dove gli viene portato da mangiare cinghiali, per cui i cinghiali passano molto tempo lì, viene lasciato per esempio il mais, da noi si chiama formentone, viene lasciato e quindi gli animali, alla ricerca di questo mangiare, scavano e non ci cresce assolutamente niente. Pratica abbastanza diffusa. È diffusa sia per far superare, diciamo, i momenti di criticità al periodo soprattutto estivo, ma viene fatta anche per un altro motivo. Vedete, per esempio, qui, sempre attraverso le videotrappole, cosa si osserva? Si osserva questa è una zona dove doveva essere fatta una battuta del cinghiale. 3 giorni prima questi signori cosa fanno? Vedete, con i sacchi in spalla vanno nelle zone dove vogliono concentrare, diciamo, gli abbattimenti e li lasciano da mangiare, in modo che sanno che quando vanno a fare la battuta gli animali li trovano lì. Quindi dietro c'è tutta una gestione, cioè che è... difficilmente, ecco, qui vedete cosa succede, ecco, esattamente lo stesso punto dove è stato, si vede, non si vede niente, si era via molto, però ecco, vedete che i cinghiali vanno dove è stato lasciato da mangiare, vanno a cercare da mangiare, quindi io le dico, ma qui non c'è niente perché non era un periodo di ghiande, eccetera, ma cosa stanno a
Cioè il cinghiale predato, diciamo, in modo preferenziale, c'è una preferenza negativa rispetto agli altri ungulati, qual è la situazione? Vedete, per esempio, questi studi fatti nelle foreste casentinesi, dove ci sono 5 specie diverse di prede, quindi oltre a queste c'è anche il muflone, vedete, mentre il daino, il cervo, il capriolo sono predate meno rispetto alla disponibilità, per quanto riguarda il cinghiale è predato, diciamo, in modo preferenziale rispetto alla propria disponibilità. Quindi vuol dire che il lupo si specializza sul cinghiale. Però la cosa è complessa, d'accordo? È veramente complessa. Guardate una cosa particolare. Guardate questo filmatino, questo è bellino, in cui si vedono passare, vedete, passa un lupo, passa un secondo lupo, si vede? Si vede meglio. Ad un certo punto il lupo si mette in una situazione di allerta e scappa anche il secondo lupo. Guardate che dannoia, questo è il verro, un altro cinghiale. Quindi allora diciamo, rispetto alla densità, quindi la disponibilità in termini di biomassa, ci sono delle formule che ti permettano, in base alla disponibilità, densità, di fare calcolare se c'è una preferenzialità o meno. Questo quindi è un indice, quindi per le altre specie si dice che il lupo le preda di meno rispetto alla possibilità che avrebbe. Sì, esatto, in base a quanto sono disponibili. Cioè in base alla densità, direi. Da questi presupposti cosa derivano? Cioè il presupposto che sarebbero più predabili, da cosa derivano? Cioè, come dire, te hai a disposizione un tavolo in cui ci sono, cioè un piatto di pasta che pesa 100 grammi, un pezzo di carne che pesa 100 grammi, tutta una serie che pesano uguali, ti abbuffi perché mangi tutta la carne, quindi cosa vuol dire? Che preferisci la carne rispetto agli altri perché ne hai consumata poco rispetto alla disponibilità. Chiaramente lì la cosa è più complicata, perché non sono tutti presenti con la stessa disponibilità, nel senso, in termini, ora non ricordo perché non l'ho fatto io quel lavoro, è di Apollone, però ho la pubblicazione, te la posso passare. Quindi probabilmente lì si va a lavorare in termini di biomassa, mi sembra. Quindi se la biomassa disponibile del cinghiale è 50 kg per, la butto lì, per 100 ettari, quell'altra è 30, quell'altra è 20, quell'altra è 10, eccetera, eccetera, si va a vedere qual è il consumo dagli escrementi e si vede che mangia quasi tutto quello rispetto alla disponibilità sul tavolo. Invece di essere ripartito, cioè dice, se la biomassa per te è 50 cinghiale, 30 capriolo, 20 cervo, ma vedo che nella dieta c'ho il 70 cinghiale, vuol dire che rispetto alla disponibilità ne ha consumato di più rispetto a quello che è offerto sul piatto, d'accordo? Insomma, ora in soldoni, poi dopo magari si va a ristudiare. Allora, quindi diciamo, questa è una testimonianza, anche questa è interessante, questa sono riprese fatte con grande fortuna in natura, Qui vedete un'altra situazione in cui si vede un cinghiale, un verro, 4 lupi che cercano di prenderselo, e il cinghiale non ha grossi problemi a mandare via lupi. Ora qui, dopo, se ci sarà tempo, vi faccio vedere, questo è il primo spezzone del filmato, poi ce ne ho altri, insomma. Si vede, riprovano in diverse fasi a attaccare il cinghiale, a metterlo in difficoltà, 4 lupi adulti, un cinghiale, il cinghiale li manda via. Quindi questo cosa vuol dire? Probabilmente se quello fosse stato un cinghiale maremmano, come c'era un tempo, quindi un animale che so di 60 kg, le cose sarebbero andate in modo diverso. Quindi l'evoluzione qui è stata fregata, nel senso, cioè noi abbiamo introdotto un animale che sì ha un competitore, che è il lupo, ma che non riesce a contenere questo animale, perché è un animale completamente diverso rispetto a quello che abbiamo noi. Cioè se il cinghiale è passato da una media di 60 kg a una media di 90, 100, con punte di 180, 200 kg, chiaramente si tratta di un animale completamente diverso, che necessiterebbe dei lupi alti così a questo punto, insomma, o comunque dei lupi che sono presenti in altri contesti.
Ma a parte questo, questo vuol dire appunto che l'UFO fa una selezione di determinate classi d'età, quindi va a predare su determinate classi d'età di animali. Quindi riesce ed è efficace, effettivamente efficace, sui rossi, ad esempio, che sono quella fascia di età intermedia tra gli striati e gli adulti, che sono animali che tendenzialmente non sono difesi dalle femmine perché escano proprio dal gruppo delle femmine dove c'è la femmina dominante e gli altri animali, non sono più protetti come sono protetti i piccoli, per cui possono essere predati. Quindi in questo senso il lupo fa una predazione positiva perché va a predare degli animali che sono potenzialmente delle bombe riproduttive, quindi cioè sono animali che sono molto, molto importanti. Se predasse i piccoli piuttosto che il verro, dal punto di vista qualitativo sarebbe un prelievo peggiore, perché sappiamo dalle esperienze gestionali che questi sono animali che invece diciamo hanno un valore diverso, poi dopo si affronterà il discorso, d'accordo? Quindi ecco, quando si dice, beh, il problema si risolve automaticamente perché tanto è arrivato il cinghiale, ma è arrivato anche il lupo, il problema lo risolve il lupo. Ecco, non ci aspettiamo e le cose vadano in questa misura. Qui vedete per esempio sempre uno studio di lungo durata fatta in provincia d'Arezzo, questi sono... Chiaramente prendeteli con le molle perché poi dopo avere i dati esatti insomma è sempre difficile, però vedete che la stima del numero di cinghiali consumati dal branco per anno varia tra i 110 e i 170, i cinghiali cacciati sono tra i 625 e i 1500, quindi vuol dire che in questo contesto i cacciatori prelevano 7 volte quello che prelevano lupi. Nonostante questo, nonostante sia un prelievo diciamo complementare, cioè quindi si somma il prelievo dei cacciatori e il prelievo del lupo, il cinghiale non è certo in difficoltà, ma anzi è in continua crescita. Quindi ecco, pensate, io levo i cacciatori da questo contesto con queste dimensioni, cioè chiaramente il lupo non è in grado di contenere la popolazione preda. Ora qui siamo in una situazione anche diversa, perché qui il lupo, oltre ad avere la disponibilità del cinghiale, c'è a disposizione anche il cervo, il capriolo, il daino, eccetera, insomma è un contesto diverso, però diciamo non riesce a fare quello che vi dicevo. Ecco, le predazioni comunque sui cinghiali sono prevalentemente a carico dei rossi, quindi animali da noi insomma, intorno ai 25-30 kg, questa è la dimensione perfetta, uno perché è meno aggressivo, cioè diciamo una potenzialità offensiva minore rispetto al verro e quindi tendenzialmente scappa, e spesso e volentieri viene consumato dal branco interamente, quello che rimane viene portato via e quindi diciamo è la razione perfetta per il lupo, mentre un animale di 200 kg chiaramente riuscirebbe a mangiarne una parte e non completamente, quindi diciamo è la situazione perfetta, e quindi diversi studi dimostrano che la predazione del lupo si incentra su questa classe d'età. Come mai poi diciamo il lupo si concentra sul cinghiale? Dice perché? Perché gli piace la carne del cinghiale? Probabilmente sì, ma anche per altri motivi. Perché ad esempio, ora un tema ancora non abbiamo affrontato, in molte situazioni noi assistiamo a diciamo, fenomeni riproduttivi due volte l'anno del cinghiale in bosco. Quindi vuol dire che i piccoli di cinghiale o i rossi cinghiali sono disponibili più o meno tutto l'anno, perché ci sono diciamo, più momenti di parto. E quindi a differenza del capriolo, che si riproduce una volta l'anno o di altri animali. Quindi la disponibilità continua di questi animali, il fatto che ci siano delle categorie che sono meno protette, eccetera, fa sì che sia una specie, almeno nel contesto nostro, italiano ma anche europeo, molto utilizzata dal lupo. E il rapporto tra lupo e cinghiale offre altri spunti di particolare interesse. Si stanno analizzando ora perché soltanto grazie alle videotrappole si riescano a osservare queste cose. Qui vedete un caso un po' particolare, qui siamo alle porte di Firenze, qui c'era una carcassa di un daino, quindi attraverso la videotrappola si vede quello che è con ogni probabilità il responsabile della predazione che va a rivisitare la propria carcassa perché c'ha fame. È un po' disturbato dal LED della videotrappola, perché vede sempre un po' diffidente. E loro sulle carcasse sono sempre molto diffidenti, ci vanno sempre molto cauti, però ci torna in più occasioni. Ecco, vedete qui che la prende, se la vorrebbe portare via, poi scappa. Ecco. Però vedete subito, ora non nell'immediato, subito dopo, chi va a consumare la carcassa. Quindi si diceva prima una specie onnivora, ma davvero onnivora, nel senso addirittura c'è un atteggiamento predatorio in certi casi.
E quello che si sta dimostrando, ora si sta lavorando su un articolo di questo tipo, è che addirittura ci sono dei fenomeni di cleptoparassitismo, cioè il cinghiale riesce a portare via le carcasse del lupo. Cioè il lupo ammazza un animale, subito dopo ci va il cinghiale e il lupo non ci può andare lì intorno, cioè viene scacciato attivamente da parte dei cinghiali. Quindi ecco, il rapporto tra il cinghiale e il lupo non si riassume in due parole. Cioè quando vi dicano il lupo mangia il cinghiale, sì, parliamone, insomma, ecco, perché poi ci sono degli scenari abbastanza complessi da capire. Ecco, torniamo al cinghiale, scusate la divagazione, e per capire un po' meglio quali sono le lassi d'età, quindi riconosciamo gli striati, si riconoscono facilmente, da noi li chiamano il cinghiale in pigiama, perché hanno questa muta strisce, sembra un po' un pigiamino, i rossi, quindi tra fino a un anno, dal momento in cui perdono la colorazione fino a un anno, i subadulti fino a 36 mesi e poi gli adulti sopra 36 mesi, quindi questo è il riconoscimento. Da un punto di vista poi sociale, il cinghiale è una specie molto particolare, perché intanto è una specie che ha un alto grado di socialità, quindi formano dei gruppi anche molto numerosi. È una società matriarcale, quindi ci sono le femmine che comandano. La femmina è molto importante, la femmina capobranco è veramente molto importante. E c'ha anche degli aspetti molto evoluti, nel senso, ad esempio, le cucciolate vengono tenute come noi si fa con i bambini all'asilo, nel senso più femmine tengono insieme i cuccioli di tutte, quindi alcune femmine si possono allontanare e quindi c'è una strategia piuttosto evoluta rispetto ad altri animali. Quindi i raggruppamenti più grossi sono tendenzialmente quelli delle femmine con i piccoli, che possono arrivare anche 30, 40 animali, anche di più. Poi ci sono i subadulti, che a quel punto lì, cioè nel momento in cui appunto l'animale cresce, un po' alla volta si allontana e forma dei gruppi di animali subadulti, per esempio rossi, si vedono frequentemente gruppi piuttosto numerosi in cui non c'è una forte gerarchia. La fase successiva poi invece è quella dei solenghi, dei tiverri, quindi gli animali grossi, solitari, questi qui sono animali più territoriali. Cinghiale, diciamo, tendenzialmente è una specie che diciamo, è improntata al nomadismo, cioè una specie si sposta in base alle disponibilità, a differenza adesso del capriolo, che è una specie proprio tipicamente territoriale, quindi si sposta un po' in base alla territorialità. Quello che è più territoriale è il verro, che l'animale appunto difende anche attivamente le femmine o comunque il territorio, e questo è un animale solengo perché è solitario. E a volte può essere accompagnato da quelli che sono gli scudieri, quindi da dei giovani maschi che gli stanno intorno per motivi anche piuttosto particolari, insomma. Quindi le formazioni che andiamo a trovare in natura fondamentalmente sono queste. I segni di presenza sono abbastanza facilmente riconoscibili, gli escrementi sono questi, insomma si riconoscono con estrema facilità. E le impronte, ora da voi non avete il problema degli altri ungulati, per cui cioè, se trovate delle impronte di un ungulato o è una pecora o è un cinghiale, insomma, quindi non ci sono grossi problemi, e il piede appunto può essere confuso in determinati casi magari con quello del daino, gli altri sono decisamente diversi, però ecco, rispetto agli altri cervidi, ripeto che non avete, quindi non ci sono problemi di confusione, da noi si riconoscono appunto molto bene gli speroni, che sono il secondo e il quinto dito, che rimangano impressi nel terreno, a differenza invece del daino, del cervo, del capriolo, che sono molto più alti, per cui soltanto in situazioni di terreno molto morbido così rimane il segno, altrimenti non si vedono. Probabilmente questa qui è il fatto appunto di avere gli speroni molto bassi, il piede appoggia anche sul secondo e sul quinto dito, comunque è un'evoluzione che gli ha permesso di utilizzare meglio certi ambienti, per esempio gli ambienti acquitrinosi, il cinghiale. Io sono stato per esempio sul Delta del Danubio, ho visto i cinghiali si muovono con facilità in quelle zone lì, tra l'altro hanno dei piedi particolarmente grossi lì perché gli permettano di sfondare meno rispetto a quello che farebbe un cinghiale o un altro animale. Gli aspetti... scusami. Credo che vogliono fare una pausa. Si fa una pausa? Sì. Benissimo. Se no, torna perfettamente perché si cambia completamente argomento.